Dal versante ipparino in tema di sanità arrivano le precisazioni del sindaco di Vittoria Moscato e dell'azienda sanitaria locale di Ragusa, diretta dal commissario Salvatore Lucio Ficarra. Dopo la sospensione del servizio di guardia pediatrica al Gusar di Vittoria, il sindaco ipparino si è immediatamente attivato per tutelare il nosocomio vittoriese, con la riattivazione del servizio ma anche il rafforzamento di altri reparti. Nei giorni scorsi ho avviato un'interlocuzione, spiega il primo cittadino, con i medici del nostro ospedale a seguito di trasferimenti, dimissioni o malattie di alcune unità. È emerso una situazione di difficoltà per alcuni reparti e sono subito intervenuto contattando l'assessore regionale alla sanità. C'è stata la piena disponibilità dell'assessore Ruggero Razza e dei vertici dell'ASP di Ragusa per affrontare con risolutezza la problematica relativa alla carenza di organico. Le risposte sono state immediate. L'ASP ha deliberato la mobilità di due pediatri, oltre al rafforzamento di altri reparti, con l'arrivo di un medico per il reparto di neurologia, gli altri due medici per la medicina. Adesso attendiamo i tempi tecnici dei trasferimenti, ma nel frattempo abbiamo già, nelle scorse ore, avviato un dialogo con gli altri sindaci del territorio per tenere alta la guardia. La difesa della salute dei cittadini non ha colore politico, ma richiede unità e dialogo. Ho sollecitato ai vertici ASP che la guardia attiva di pediatria venga ripristinata al più presto, perché attualmente non è garantita a causa dell'assenza per malattia di un medico. Dall'accanto suo interviene con una nota anche l'ASP di Ragusa. La notizia è apparsa su alcune testate giornalistiche, secondo la quale una notizia che ha allarmato notevolmente le forze politiche cittadine per le gravi conseguenze che la contrazione del servizio sanitario cittadino con la sospensione della guardia pediatrica può arrecare, appare alquanto strana e anche infondata, nel momento in cui si è appreso che dall'assessorato regionale alla salute sono arrivati fondi per la ristrutturazione del nuovo servizio di pronto soccorso e dell'unità operativa complessa di ortopedia dell'ospedale Guzzardi. In più, la direzione aziendale ha già deliberato l'avvio al lavoro di dirigenti medici, neurologia, medicina e pediatria e si aspetta solo che prendano servizio. Inoltre si ricorda, solo nel caso si fosse dimenticato, che sono stati trasformati numerosi rapporti di lavoro da part-time a full-time e che al pronto soccorso di Vittoria sono stati assegnati 4 medici trasferiti dalla Regina Margherita a seguito della rimodulazione della PS in PTE, presidio territoriale d'emergenza. Nessuna volontà da parte dell'azienda di volere depredare la sanità ipparina, tutt'altro. Al contrario, si sta lavorando per migliorare i servizi sanitari, le strutture, dotandole di personale qualificato.